Io sono Cristian Udali, responsabile di commessa e ingegnere strutturista senior di Contec Ingegneria, un'organizzazione appartenente al gruppo Contec. Gruppo Contec è una realtà costituita da 9 società e un laboratorio di ricerca nell'ambito della consulenza, dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni. Nella mia esperienza quotidiana, fatta di progettazione nell'ambito dell'industriale, del terziario avanzato, del recupero di edifici vincolati, uso tre muri quando analizzo le strutture in muratura. In particolare utilizziamo questo software quando è necessario fare l'analisi statica non lineare di pushover. Per esempio, abbiamo effettuato vari studi su edifici privati e pubblici, quali l'Accademia delle Belle Arti e Palazzo del Capitanio nel centro storico di Verona o Palazzo Fucis a Belluno. In tutti questi casi, trattandosi di edifici vincolati, ci si è interfacciati con i vari enti. E nello studio delle forze strutturali si è tenuto conto dell'impossibilità di effettuare alcune opere per tutelare il patrimonio artistico. La scelta del software è ricaduta su tre muri perché, dopo un'attenta analisi di mercato su quello che, sui vari software a disposizione, lo si è valutato come il più completo e il più performante, specialmente ora che si possono eseguire anche i computi metrici estimativi. Infine, l'assistenza instradata si è sempre rivelata efficace e veloce nell'evadere i quesiti proposti. Buongiorno a tutti, sono Paolo Palma. Oggi vedremo come si modella e si verifica una struttura mista con il software Tre Muri Project. Tre Muri Project è costituito da sei ambienti: l'ambiente allineamenti per la costruzione geometrica del modello, l'ambiente struttura per la definizione dei carichi e degli elementi strutturali, l'ambiente analisi modello per le verifiche globali e l'analisi statica, l'ambiente analisi cinematica per la verifica dei meccanismi locali di collasso, l'ambiente verifiche locali appunto per le verifiche locali sui singoli elementi e l'ambiente interventi che serve per effettuare la stima del costo degli interventi di adeguamento e miglioramento. Partiamo dall'ambiente allineamenti. Innanzitutto si inserisce un DXF, sul DXF sono già tracciati gli assi della muratura. All'interno dell'ambiente allineamenti è possibile ripassare velocemente gli assi della muratura. Come vediamo, vengono riconosciuti gli snap sul DXF, quindi gli assi della muratura sono facilmente ricalcabili. E quindi in questo modo abbiamo definito il modello dal punto di vista geometrico. Questa costruzione geometrica noi la ritroviamo su tutti i livelli. Se definiamo un secondo livello, qui assegniamo un'altezza che può essere differente naturalmente da quella del primo. Vediamo che sul secondo livello è presente anche la nostra costruzione geometrica. E possiamo anche sul secondo livello andare ad importare il nostro file DXF. Viene inserito in un punto qualsiasi, ma si può facilmente spostare e far coincidere con il punto che ci interessa. Una volta inserito il DXF e dopo aver definito gli allineamenti, quindi abbiamo definito la struttura dal punto di vista geometrico, passiamo alla definizione dal punto di vista strutturale. La prima cosa da fare è definire il materiale. In Tre Muri possono essere definiti diversi tipi di materiale: muratura, calcestruzzo, acciaio d'armatura, acciaio strutturale, acciaio lamiera, legno. Per quanto riguarda la definizione della muratura, possiamo definire un materiale nuovo, quindi per definire un materiale nuovo dobbiamo definire la resistenza a compressione del mattone, la classe della malta, il tipo di malta, il tipo di blocco e il peso del blocco. Definiti questi parametri, il software calcola automaticamente le caratteristiche del pannello murario facendo una sorta di media tra le caratteristiche del mattone e le caratteristiche della malta. Per quanto riguarda invece il materiale esistente, la procedura è ancora più semplice perché si va a prendere dal menu a tendina una delle famiglie definite dalla circolare. Si sceglie il livello di conoscenza e il software calcola automaticamente le caratteristiche, a seconda che sia LC1, LC2 e LC3. Se abbiamo l'LC3 dobbiamo definire il numero delle prove che vengono effettuate,
il tipo di prova e definendo i valori provenienti dalle prove, il software calcola le caratteristiche. Mentre con LC1 i valori vengono forniti direttamente dalla normativa, così come per LC2. Definiamo il nostro materiale che chiameremo esistente. Quindi, una volta definito il materiale muratura, possiamo anche andare a definire gli altri materiali. Stiamo modellando una struttura mista. Quindi definiamo il materiale calcestruzzo. All'interno di tre muri è presente una libreria con tutti i materiali nuovi. Se vogliamo definire un materiale esistente, dobbiamo definire manualmente tutti i parametri del nostro calcestruzzo, quindi il modulo elastico E, il modulo G, il peso del calcestruzzo, la resistenza a compressione media, la resistenza caratteristica e il coefficiente di sicurezza. Ricordiamo che il coefficiente di sicurezza serve solo per le analisi statiche. Ai fini dell'analisi pushover, il coefficiente di sicurezza non viene considerato solo il fattore di confidenza che cambia a seconda del livello di conoscenza. Allo stesso modo definiamo anche l'acciaio d'armatura, l'FB44K, e una volta definiti i materiali possiamo definire gli elementi. Allora, noi possiamo selezionare più pareti contemporaneamente. La selezione avviene in questo modo: se selezioniamo da destra verso sinistra, seleziona tutto ciò che prende nella selezione, invece se selezioniamo da sinistra verso destra, per avere la selezione completa, l'elemento deve essere selezionato completamente. Ma possiamo anche andare a selezionare il singolo elemento ed assegnare poi le caratteristiche. Quindi effettuiamo una selezione multipla, definiamo le caratteristiche del nostro pannello. Possiamo definire un pannello murario, dobbiamo definire lo spessore del pannello, l'eventuale eccentricità rispetto all'asse, il materiale, eventuali rinforzi, questi magari li vedremo in un altro incontro. Oggi per questioni di tempo vediamo solo la modellazione e i risultati. Il sotto e sopra finestra che possono essere di spessore e materiale differente. Possiamo definire un pannello con cordolo in cemento armato. Per gli elementi in cemento armato deve essere sempre definita l'armatura longitudinale e l'armatura trasversale. Possiamo definire un pannello con cordolo in acciaio o legno. Per questo cordolo naturalmente va definita solo la sezione, che può essere in acciaio o in legno. Un pannello con catena in acciaio o pannello con FRP e FRCM. Questa è una novità del software 3.13 in cui è possibile inserire una striscia di FRCM a livello o di FRP a livello del solaio. Possiamo definire setti in cemento armato, classici, travi in cemento armato, travi in acciaio o legno o elementi catena singoli. Definiamo ora un pannello murario semplice, quindi definiamo lo spessore del pannello, il materiale, possiamo scegliere se esposto o meno al vento e in questo modo abbiamo definito i nostri pannelli. Come vediamo, nel momento in cui gli elementi vengono definiti, diventano di colore verde. Inseriamo all'interno della nostra struttura un telaio in cemento armato. Quindi inseriamo innanzitutto un pilastro in CA. Come dicevamo, per tutti gli elementi in cemento armato devono essere definite, oltre alle sezioni, l'armatura longitudinale e trasversale. Quindi definiamo prima la sezione 30x30, poi definiamo l'armatura longitudinale e l'armatura trasversale, quindi ferri longitudinali e staffe con passo all'estremità e passo medio, se differenti. Assegniamo il materiale che abbiamo definito in precedenza e si possono anche eventualmente inserire dei rinforzi sui pilastri in cemento armato. Come vediamo qui, sullo stesso allineamento abbiamo le stesse caratteristiche, ma noi possiamo andare a dividere in un punto qualsiasi dell'allineamento e assegnare o delle murature diverse o addirittura degli elementi diversi. Quindi noi andiamo a dividere in due punti della nostra parete. E andiamo ad assegnare a quelle che in precedenza avevamo definito come pareti,
andiamo ad assegnare la caratteristica di trave in cemento armato. Anche in questo caso andiamo a definire l'armatura longitudinale e trasversale, così come abbiamo fatto per i pilastri. L'armatura ci serve per calcolare la resistenza e la rigidezza di quell'elemento. Quindi per gli elementi in cemento armato deve essere sempre definita l'armatura longitudinale e trasversale. Se abbiamo un elemento nuovo, c'è il modulo verifiche locali CA che potete vedere in un altro video, con cui si può fare il predimensionamento dell'armatura. Quindi se abbiamo un elemento esistente si definisce l'armatura, se abbiamo un elemento nuovo si può predimensionare dal punto di vista statico con il modulo verifiche locali CA, l'armatura calcolata viene riconosciuta automaticamente all'interno del modello tridimensionale. Quindi abbiamo costruito il primo livello della nostra struttura con le pareti murarie e il telaio centrale in cemento armato. Andiamo a definire adesso una parte della struttura con quote di fondazione differente. Come abbiamo visto, a livello 1 noi possiamo anche definire l'altezza del pannello. Definire un'altezza differente del pannello significa definire delle quote di fondazione differente, quindi possiamo gestire facilmente delle fondazioni sfalsate all'interno di tre muri. Quindi vediamo, è stata definita una porzione di struttura con una quota di fondazione differente, molto semplicemente. E una volta fatto questo, possiamo andare a definire le aperture sulla nostra struttura. Per definire le aperture bisogna definire l'altezza dell'apertura da terra, l'altezza dell'apertura e la larghezza dell'apertura. Abbiamo due modalità di inserimento, punto singolo o due punti sulla parete, se non conosciamo la larghezza dell'apertura, e possiamo inserirlo anche su diversi fili. Definiamo ora le nostre aperture. Quindi definiamo H1 l'altezza da terra. Scegliamo il filo centrale e andiamo ad inserire la nostra apertura. Possiamo anche scegliere come punto di inserimento il filo laterale, da un lato o dall'altro, e possiamo definire le nostre aperture. Se non conosciamo la dimensione in pianta dell'apertura, utilizziamo l'opzione due punti sulla parete, con cui andiamo a snappare gli estremi della finestra. Se vogliamo definire una porta, basta definire come H1, H1 pari a 0, cioè l'altezza da terra, e H2 l'altezza totale della porta. Quindi andiamo ad inserire anche le nostre porte sulla struttura. Possiamo anche definire delle cerchiature sulle nostre aperture. Queste cerchiature verranno poi computate nell'analisi globale. Quindi noi definiamo sull'apertura delle cerchiature con uno o più profili. In questo caso inseriamo 2HA120. Per quanto riguarda gli elementi orizzontali, possiamo definire o la traversa superiore o inferiore o solo la traversa superiore. Quindi, definita la nostra cerchiatura, andiamo a definire l'apertura con la sua cerchiatura. Questa cerchiatura verrà poi computata nell'analisi globale. Quindi andiamo ad inserire ora le altre aperture, quindi inseriamo delle finestre, in questo caso senza cerchiature. Definiamo tutte le finestre sulla nostra struttura e quindi in questo modo abbiamo definito tutte le aperture. Possiamo anche andare a vedere in una vista tridimensionale se le aperture sono state realizzate correttamente. Vediamo che sulla finestra su cui abbiamo definito la cerchiatura, sulla vista renderizzata, appunto, vediamo la cerchiatura definita. Inseriamo ora i solai. Questa è una delle peculiarità di Tremuri, la possibilità di modellare i solai con la propria rigidezza. Quindi noi possiamo definire diversi tipi di solaio: legno, contravette, tavolato semplice, tavolato doppio, soletta in CA, legno con soletta, putrelle e tavelloni, putrelle e voltini, latro cemento, predal, lamiera aggregata e lamiera aggregata con soletta. Per tutti questi solai noi definiamo, possiamo definire le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi che costituiscono il nostro solaio. In questo caso, per il solaio in legno con doppio tavolato, definiamo l'altezza del travetto,
la base del traletto, l'interasse, lo spessore del tavolato, e il software calcola la rigidezza di una membrana equivalente che simula il comportamento di quel solaio. Quindi calcola effettivamente la rigidezza assiale del solaio, che è una condizione molto molto vantaggiosa perché ci permette di capire come si distribuisce l'azione sismica sulle pareti. Andiamo a selezionare i nodi che delimitano il nostro solaio, scegliamo un lato per l'orditura del solaio e diamo l'orditura del nostro solaio. I carichi permanenti strutturali vengono calcolati in automatico, bisogna aggiungere permanenti non strutturali e eventuali accidentali. Possiamo anche effettuare il calcolo del ZV, quindi l'indice di vulnerabilità per i carichi verticali, scegliendo la categoria del carico. In questo modo possiamo definire tutti i nostri solai. Il solaio, possiamo definire anche altri tipi di solaio. In questo caso definiamo un solaio con putrelle e tabelloni, quindi scegliamo la nostra putrella, scegliamo lo spessore della soletta, se è presente naturalmente, e il software anche per questo tipo di solaio calcola la rigidezza che vediamo cambiare a seconda che si definisca o meno la soletta strutturale. Quindi con soletta strutturale abbiamo un certo tipo di rigidezza, con soletta non strutturale abbiamo una rigidezza diversa naturalmente. Definiamo anche qui il nostro solaio, quindi definiamo i punti che delimitano il solaio e un lato per definire l'orditura. I carichi sono stati calcolati anche qui automaticamente, ad eccezione del carico accidentale, e definiamo il nostro solaio sulla nostra struttura. Abbiamo dimenticato la lunghezza d'appoggio, facilmente è possibile modificare la lunghezza. Anche se avessimo sbagliato l'orditura, anche questo sarebbe facile da modificare. Basta selezionare un lato e cambiare velocemente l'orditura del nostro solaio. Non è necessario andare a cancellare il solaio e rifarlo. Basta cambiare l'orditura, selezionare il lato e definire la nuova orditura. Ma oltre ai solai con la propria rigidezza, in Tremura è possibile definire anche le volte. Quindi si possono definire le volte, che sono diversi tipi, volte a botte, volte a un testa di padiglione, volte a crociera, volte a padiglione, volte a vela. Anche per le volte si definisce lo spessore totale in chiave, la freccia, lo spessore medio strutturale, la densità del riempimento, l'eventuale presenza di una cappa armata e in base ai dati definiti, anche qui il software calcola la rigidezza equivalente della volta. Quindi anche per la volta calcola la rigidezza assiale, quindi anche per le volte si calcola l'effettiva rigidezza, così come per i solai. Quindi abbiamo definito il primo livello della nostra struttura, quindi abbiamo definito le pareti, le aperture e i solai sulla nostra struttura. Andiamo a definire adesso la struttura del secondo livello. La definizione in Tremuri avviene sempre per livelli, la costruzione del modello viene effettuata livello per livello, quindi andiamo a selezionare gli allineamenti come abbiamo visto in precedenza e andiamo ad assegnare le caratteristiche dei pannelli come abbiamo fatto per il livello 1. Possiamo anche definire direttamente dal DXF lo spessore del nostro pannello, quindi possiamo anche non definire lo spessore del pannello, ma passando sul DXF il software me lo calcola in automatico. E possiamo anche applicare una riduzione dello spessore. Se ad esempio abbiamo un disegno architettonico in cui è riportato anche l'intonaco, possiamo definire una riduzione dello spessore e il software calcola la riduzione dello spessore effettiva. Definiamo anche qui, come abbiamo fatto per il livello 1, il telaio centrale in cemento armato. La definizione è la stessa, quindi possiamo definire travi e pilastri in cemento armato. Quindi definiamo sempre la sezione del nostro elemento e l'armatura longitudinale e trasversale. Quindi definiamo i ferri longitudinali, in questo caso 4 fisici superiormente e 4 inferiormente, il diametro delle staffe, il numero delle braccia, il passo medio e il passo all'estremità, naturalmente se differenti. Una volta segnati i materiali, abbiamo definito anche qui il nostro telaio.
Come vediamo, su questo livello una porzione della muratura è rastremata ed è allineata sulla muratura verso l'esterno. Questo è facilmente gestibile perché si può dividere la parete nei punti in cui cambia lo spessore, si può assegnare uno spessore differente, un'eccentricità rispetto all'asse pari alla metà della differenza tra lo spessore inferiore e lo spessore superiore, e vediamo come la parete venga definita correttamente ed è allineata sull'esterno con la parete sottostante. Quindi possiamo gestire senza alcun problema delle pareti rastremate in elevazione. Definiamo anche qui i solai come abbiamo fatto per il livello 1. In questo caso definiamo un solaio in lattocemento, quindi anche qui definiamo le caratteristiche del solaio e il software, così come visto in precedenza, calcola le caratteristiche membranali, quindi la ricchezza assiale del nostro solaio. La definizione del solaio può avvenire o vano per vano, o possiamo definire tutti i nodi esterni della nostra struttura. Il solaio automaticamente andrà a caricare tutti i pannelli che incontra. Ma se noi vogliamo che un pannello non venga caricato, si può utilizzare l'opzione non caricabile da solaio. Quel pannello non verrà caricato dal solaio e il carico andrà a distribuirsi sulle altre pareti che delimitano il nostro solaio. Anche qui possiamo definire la volta. Come qua in questo caso definiamo ad esempio una volta a crociera anziché una volta a botte, per vedere la differenza dello scarico. Se noi definiamo una volta a crociera, come vediamo, lo scarico sulle varie pareti avviene al 50%, perché va a dividersi esattamente fra tutte e quattro le pareti, a prescindere dall'orditura della volta. Mentre sulla volta a botte avevamo uno scarico monodirezionale al 100% sulle pareti ortogonali alla volta. Andiamo a definire anche qui velocemente le aperture, quindi come abbiamo visto in precedenza anche per il secondo livello possiamo definire le aperture, quindi con la modalità di inserimento con punto singolo, con filo centrale. Inseriamo anche qui le finestre, quindi definendo un'altezza H1 maggiore di 0, e delle porte, quindi con H1 pari a 0 e H2 pari a 200. Quindi come vediamo velocemente è possibile definire le aperture su tutta la struttura. Quindi una volta definite le aperture abbiamo costruito anche il nostro secondo livello. Se i livelli hanno caratteristiche simili, anziché costruire un nuovo livello si può anche duplicare un livello, quindi si può duplicare il livello sottostante, si crea un ulteriore livello, poi se ci sono delle modifiche da fare si possono effettuare direttamente le verifiche sul livello duplicato. In questo caso questa porzione di struttura sul terzo livello non era presente, quindi possiamo andare a togliere direttamente tutta quella porzione di struttura, quindi il solaio lo definiamo solo sui due campi presenti. Andiamo poi a togliere le aperture, quindi andiamo prima a cancellare le aperture e poi togliamo la definizione agli elementi strutturali, quindi in prima battuta vanno cancellate le armature, dopo si toglie semplicemente la definizione agli elementi strutturali. Una volta tolta la definizione, quell'elemento diventa di nuovo di colore marrone, come vediamo, e non è più presente nella nostra struttura, quindi quella porzione di struttura è stata eliminata. Quindi come vediamo è possibile eliminare velocemente anche delle porzioni di struttura. Andiamo a costruire ora le coperture sulla nostra struttura. Le coperture possono essere definite su ogni livello, naturalmente se non è presente sopra una porzione di struttura. Quindi su ogni livello noi possiamo definire una copertura. Infatti in questo esempio andiamo a definire sul livello 2, quindi sulla porzione scoperta del livello 2, andiamo a definire un tetto, e la stessa cosa faremo sul livello 3.
Definiamo la trave di colmo, in questo caso definiamo una trave in legno e per dare l'inclinazione alla nostra falda dobbiamo assegnare la quota ai nodi, quindi andiamo ad assegnare la quota ai nodi che è differente per i nodi esterni e per i nodi di colmo. Quindi definiamo una quota, la quota è sempre assoluta rispetto allo zero, quindi la quota è assoluta. Quindi andiamo a definire una quota differente per i nodi esterni e per i nodi del colmo. E andiamo poi a definire la falda del nostro tetto. Anche per le falde è possibile definire la rigidezza effettiva della falda, così come abbiamo visto per i solai. Definiamo gli elementi che costituiscono la nostra falda e il software anche per la falda calcola le caratteristiche di rigidezza, calcola la rigidezza assiale della falda. Quindi una volta definita la falda sul livello 2, possiamo anche andare a definire la falda sull'ultimo livello. Quindi, come dicevamo, su ogni livello si è scoperto può essere definita la copertura. In questo caso è stata definita sulla porzione scoperta del livello 2 e andiamo adesso a definire la falda sul livello 3. Sì, naturalmente qui è un esempio, ho fatto un piccolo errore in cui la falda va a finire proprio sulla porta, quindi quella porta non esiste, l'andiamo ad eliminare. È stato un errore della duplicazione lasciare quella porta, quindi adesso andiamo ad eliminare la porta. Come vediamo, la falda va a caricare direttamente il muro adiacente. Andiamo a definire ora la copertura sul livello 3, quindi anche qui definiamo gli elementi della copertura. In questo caso non abbiamo una trave di colmo, ma il tetto è costituito direttamente da pareti, quindi da timpani o da pannelli murari piani. Definiamo lo spessore delle nostre pareti, andiamo a togliere la definizione a tutta la parte che non ci interessa e definiamo, come abbiamo fatto prima, anche la quota dei nodi. Quindi anche qui definiamo la quota dei nodi, la quota è sempre assoluta, quindi definiamo la quota dei nodi esterni alla nostra falda e la quota dei nodi del punto più alto della nostra costruzione. Abbiamo definito la quota dei nodi a quota 840, che è esattamente la quota del livello 3. Quindi quegli elementi non devono essere definiti come pannelli murari, ma come appoggio gronda, perché se la quota del tetto è uguale a quella del livello, quindi se i nodi del tetto hanno la stessa quota del livello, quell'elemento compreso tra quei nodi deve essere definito non come pannello murario, ma come appoggio gronda. Definiamo anche la quota dei nodi centrali, quindi del colmo del nostro tetto, e definiamo le falde come abbiamo visto in precedenza. Quindi definiamo anche qui i carichi, come abbiamo visto anche per il livello 2. Come vediamo è stato definito il tetto, ma è possibile anche in tre muri definire delle falde sfalsate che vanno ad insistere sullo stesso livello. Come è possibile fare questo? Basta selezionare la falda, scegliere quote nodi, assegnare per quei nodi una quota differente per quella falda. Quindi quel nodo avrà una quota per la falda di destra e una quota differente per la falda di sinistra. Quindi possiamo anche definire delle falde a quote differenti che insistono sulla stessa parete. Quindi si possono gestire le coperture dei tetti in maniera completamente libera. Oltre a poter modellare le coperture su ogni piano, all'interno dello stesso piano si possono definire anche delle falde sfalsate.
Il tetto può essere definito come non strutturale se il tetto è non strutturale viene definito solo come carico sulla parete sottostante o come strutturale, quegli elementi entrano nella mesh ed entrano nel calcolo della struttura, quindi offrono anche la loro resistenza alla struttura. E a questo punto, una volta terminata la modellazione, passiamo al calcolo del modello. Prima si effettua la mesh. Come vediamo, sul secondo livello non vediamo la copertura perché lo abbiamo definito come tetto non strutturale, quindi sarà solo un carico sulle pareti sottostanti, mentre sul livello 3 il tetto è stato definito come strutturale, quindi vediamo nella mesh anche tutti gli elementi che costituiscono la nostra copertura, quindi timpani ed eventuali pannelli murari del nostro tetto. Quindi è stato creato il telaio equivalente a macroelementi con la costruzione di maschi murari, fasce di piano e nodi rigidi. Una volta creato il telaio equivalente, quindi una volta definita la mesh della struttura con la creazione del telaio equivalente, in cui vengono riportate anche eventuali cerchiature, come quelle che abbiamo definito inizialmente nella costruzione del modello, possiamo definire l'azione sismica. La forma dello spettro può essere parametrica o personalizzata, quindi si può inserire direttamente uno spettro con tutti i punti per tutti gli stati limite, o può essere parametrica. Nella definizione parametrica viene definito il comune in cui è situata la nostra costruzione, vengono calcolate automaticamente longitudine e latitudine. Si definisce la vita nominale, la classe d'uso e il software calcola automaticamente i parametri di pericolosità sismica. Si definisce poi la classe del suolo, la categoria topografica e il coefficiente S con T. Una volta definita l'azione sismica e la mesh della struttura, passiamo al calcolo della struttura stessa. Quindi si lancia l'analisi modale. L'analisi modale serve solo per calcolare le masse partecipanti e i periodi di vibrazione, non è funzionale al calcolo perché il software effettua l'analisi statica non lineare, quindi effettua l'analisi pushover. L'analisi modale ci serve solo per controllare che il modello sia stato realizzato correttamente. Quindi vediamo i modi di vibrare, vediamo che le masse partecipanti siano, diciamo, coerenti, possiamo vedere anche le deformate della pianta e vediamo appunto come si comporta la struttura. Quindi, come dicevo, l'analisi modale ci serve solo per calcolare masse partecipanti e modi di vibrare la struttura. Dopo aver lanciato l'analisi modale, possiamo lanciare l'analisi pushover. Quando lanciamo l'analisi pushover, come spostamento significativo della struttura, possiamo scegliere o lo spostamento del nodo di controllo o lo spostamento medio del livello selezionato, quindi si fa una media tra gli spostamenti dei nodi di tutto il livello, o si fa lo spostamento medio pesato, in cui si considera, oltre allo spostamento, anche la massa agente su quel nodo. Facciamo un'analisi a controllo di spostamento, quindi si applica uno spostamento massimo e un numero di sottopassi. Si sceglie il nodo di controllo, in genere si sceglie il nodo più deformabile che possiamo anche andare a vedere dall'analisi modale. Si lancia l'analisi. Come vediamo, il carico sismico può essere uniforme o proporzionale alle forze statiche, ma c'è una prescrizione normativa che ci dice che si può utilizzare una distribuzione modale prendendo l'85% delle masse, prendendo dei modi con l'85% delle masse. Quindi, se noi nell'analisi modale andiamo a selezionare un tot di modi di vibrare tali da raggiungere l'85% delle masse in direzione X e in direzione Y, quando si lancia la pushover si attiva anche l'opzione distribuzione modale. Quindi, anziché utilizzare il carico proporzionale alle forze statiche, si può utilizzare un carico sismico proporzionale alle distribuzioni modali. In questo caso utilizziamo quello delle forze statiche perché la distribuzione modale è obbligatoria solo in alcuni casi quando il periodo di vibrazione della struttura è maggiore di 1,3 T con C, e
questo si verifica in casi molto molto particolari, quindi utilizziamo adesso il carico sismico proporzionale alle forze statiche. Una volta eseguita l'analisi, andiamo a vedere i risultati della nostra analisi. Il software ci fornisce lo spostamento offerto alla struttura, confrontandolo con lo spostamento richiesto, e viene calcolato anche il fattore di struttura QSTAR, questo per l'SLC e l'SLV, mentre per l'SLD e l'SLO viene solo confrontato lo spostamento offerto con lo spostamento richiesto. E il software ci fornisce poi gli alfa, che sono gli indici di vulnerabilità sismica per tutti gli stati limite, che è il rapporto tra l'accelerazione di capacità della struttura e l'accelerazione di domanda. Il software ci evidenzia anche le analisi con gli indici di vulnerabilità più basse, quindi quello sarà esattamente il nostro indice di vulnerabilità della struttura. Quindi è molto semplice capire come effettuare il miglioramento sismico o l'adeguamento sismico in tremori, perché se dobbiamo effettuare un intervento di miglioramento, l'indice di vulnerabilità più gravoso dello stato di progetto deve essere maggiore di 0,1 rispetto a quello dello stato di fatto. Se invece dobbiamo effettuare un intervento di adeguamento, l'indice di vulnerabilità devono essere maggiori dell'unità. Tutti gli indici di vulnerabilità devono essere maggiori a 1. In questo caso, per fare il miglioramento, dovremmo ottenere un indice di vulnerabilità, se considerassimo lo stato limite di salvaguardia della vita, almeno pari a 0,693. Ma qui vediamo solo un'indicazione generale sullo stato di salute della nostra struttura. Se vogliamo andare a vedere nello specifico cosa succede all'interno della nostra struttura, dobbiamo andare a vedere i dettagli di ogni analisi. Possiamo vedere per ogni analisi la curva pushover, la deformata in pianta e in prospetto delle pareti, che possono anche essere aumentate in termini di scala, e andiamo a vedere anche tramite la funzione autorun come si evolve il danno su ogni parete ad ogni passo dell'analisi. Quindi ad ogni passo dell'analisi vediamo appunto l'evoluzione del danno sulla parete. Selezionando tutte le altre pareti vediamo appunto il danno su ogni parete. Il danno può essere visto o passando direttamente sulla parete o tramite la leggenda dei colori, che ci dice il tipo di danneggiamento e l'entità di danneggiamento. Può essere per taglio, per pressoflessione, ma può essere plastico o rotto. Quindi il software ci dice appunto il tipo di rottura e l'entità di rottura, ma Tremuri ci indica anche quali sono le pareti maggiormente danneggiate per ogni analisi, quindi presumibilmente si andrà ad intervenire su quelle pareti, questo sia per X che per Y, quindi sia per l'analisi lungo X che per l'analisi lungo Y. Anche lungo Y possiamo vedere le rotture su tutte le pareti. E possiamo anche andare a vedere nel dettaglio, nell'interno dei risultati, quali sono le pareti maggiormente danneggiate. In questo caso abbiamo più pareti danneggiate, cioè la parete 4, la 5 e la 2. Si può selezionare quella parete e andare a vedere appunto il tipo di danneggiamento che si ha sulla parete. Quindi facilmente sappiamo dove intervenire sulla struttura, perché possiamo... Sappiamo quali sono le pareti maggiormente danneggiate e sappiamo anche qual è il tipo di rottura e l'entità di rottura su quella parete. Ma Tremuri ci fornisce anche diverse informazioni, gli spostamenti nodali, le sollecitazioni sugli elementi, quindi sollecitazioni anche su trave e pilastri. Naturalmente deve esserci una parete con trave e pilastri affinché questo dato ci venga fornito. Questi dati ci vengono forniti ad ogni passo dell'analisi pushover. Quindi possiamo andare a controllare ad ogni passo quello che succede e possiamo andare a vedere anche in una vista tridimensionale l'evoluzione del danno. Quindi andiamo a scorrere i vari passi e vediamo come si evolve il danno sulla nostra struttura. Possiamo effettuare anche un'analisi di tipo statico sulla struttura, quindi effettuiamo la verifica statica. La verifica viene effettuata su tutti i maschi murari. Quindi questa è una verifica di resistenza pura in cui viene confrontato lo sforzo normale agente con lo sforzo normale resistente, in cui lo sforzo normale resistente viene calcolato
utilizzando il coefficiente di riduzione phi dato dalle eccentricità, dai rapporti E1 su T e 2 su T e lambda, quindi il rapporto di snellezza. Quindi viene effettuata anche la verifica statica su tutti i maschi morali, su ogni parete. Quindi possiamo andare a vedere su tutti gli elementi se la verifica risulta soddisfatta oppure no. E oltre alla verifica globale, quindi la verifica pushover e la verifica statica, è possibile effettuare le verifiche dei meccanismi locali di collasso. Adesso ne vediamo velocemente uno a titolo di esempio. Vediamo ad esempio il ribaltamento della parete. Quindi, una volta definito il meccanismo, si definisce il blocco cinematico. Si definisce anche poi la cerniera sul nostro blocco cinematico e si calcola il cinematismo. Il software anche per il cinematismo ci dà un indice di vulnerabilità, in questo caso è pari a 0,43, quindi non è verificato. Andiamo ad inserire delle catene, quindi inseriamo delle catene per fare in modo che il meccanismo sia verificato, quindi definiamo un tiro, l'angolo rispetto all'orizzontale, e la posizione della catena rispetto al nodo selezionato, quindi posizionata a 20 cm lungo X a meno 20 cm lungo Z. Andiamo a inserire ulteriormente due catene e effettuiamo la verifica del cinematismo dopo l'inserimento delle catene. Come vediamo, il cinematismo in questo caso risulta essere verificato, quindi le catene che abbiamo inserito sono sufficienti a fare in modo che il meccanismo venga verificato e tramite la funzione utilità possiamo andare a progettare direttamente in base al tiro che abbiamo definito, possiamo progettare il diametro della nostra catena. Viene effettuata la verifica, punzonamento, penetrazione e snervamento e vengono anche dimensionate le piastre per la nostra catena. Possiamo definire anche un altro meccanismo, ne facciamo solo un altro a titolo di esempio, la flessione verticale per effetto di un solaio spingente. Quindi anche qui definiamo due blocchi cinematici, quindi anziché uno definiamo due blocchi. Definiamo poi i vincoli esterni del nostro blocco, quindi una cerniera alla base, una cerniera centrale e una cerniera superiore. E andiamo a verificare anche in questo caso il nostro meccanismo. Il software ci avvisa che il cinematismo ha dei piani superiori, quindi può essere necessario inserire alcuni blocchi. In realtà, Tremuri, nella verifica dei meccanismi locali, inserisce automaticamente tutti i carichi che vengono dai solai. Eventuali carichi superiori alla definizione del blocco devono essere inseriti manualmente. In questo caso vediamo che il meccanismo è verificato, quindi non è necessario inserire altri tipi di rinforzo. Quindi abbiamo visto come si modella una struttura in tre muri, come si verifica globalmente sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista statico, e abbiamo visto velocemente due esempi di meccanismo locale. In tre muri Project è possibile effettuare delle verifiche locali direttamente all'interno del modello o pure sui singoli elementi, è possibile anche effettuare la stima del costo degli interventi di adeguamento e miglioramento tramite il modulo interventi, ma quelli sono già stati sviluppati in un'altra presentazione, quindi potete andare a vedere l'altra presentazione per vedere gli altri due moduli. Buongiorno, sono l'ingegner Cerettini Claudio, sono un cliente di Stadata Torino. Ho conosciuto l'azienda nel 2012 nella fiera SAIE di Bologna. Da quel momento ho iniziato ad acquistare i programmi e a lavorare con questi software. Diciamo che mi sono trovato da subito molto bene ed in particolare posso dire che ho utilizzato molto il software per la verifica delle murature, sia nuove che esistente, Tremuri. Mi sembra un software veramente valido
e che ci permette a noi addetti ai lavori di essere molto mirati negli interventi che riusciamo a realizzare sulle strutture esistenti. Ora posso dire che un particolare ringraziamento lo devo fare all'assistenza dell'azienda, che si è sempre dimostrata all'altezza delle richieste che abbiamo trasmesso, e soprattutto anche per l'estrema gentilezza con la quale si pongono nei confronti di noi clienti.